chiama Santa Margherita Ligure per il debutto del primo catamarano del cantiere Ice Yacht, l'Ice Cat 61. Questo catamarano rappresenta l'ingresso nella fascia dei grandi catamarani del cantiere Ice Yacht, la sua prima esperienza. E pensate che prima del suo debutto pubblico ha già sotto la chiglia ben 5.000 miglia, infatti è stato a La Rochelle andata e ritorno. L'Ice Cat con i suoi 18,60 m fuori tutto e ben 8,20 m di baglio si inserisce nella fascia dei grandi catamarani ad alte prestazioni. È costruito interamente in carbonio, in fusione e resina epossidica. Questo ha consentito di avere una barca straordinariamente leggera e velocissima. A dimostrazione della rigidità di questa barca proprio la mancanza della traversa di collegamento longitudinale. L'Ice Cat 61 è un catamarano davvero tirato, pensate che a oggi il record di velocità della barca è di 21.8 nodi fatti proprio dal pilota automatico. A bordo di questo catamarano, con i suoi bei 18 metri, sembra quasi invece di timonare un hobbycat. È una barca molto leggera, pesa solo 12 tonnellate e si sentono. Adesso arriverà un picone, eh? Le linee sono molto pulite e rigorose. E la vocazione corsaiola di questa barca salta subito all'occhio anche per la mancanza del classico ponte in tech e soprattutto delle due derive laterali o daggerboard ricurvi. Oggi con noi la giornata è stata particolarmente benevola. Dopo mezz'ora che siamo usciti il vento è salito ben oltre 20 nodi e noi ora di bolina a 60 gradi larga ne facciamo più di 11. I catamarani sono delle imbarcazioni straordinarie. Sotto raffica non sbandano di un grado e accelerano e basta. Adesso il vento è sceso a 15 nodi e tra poco ne sta arrivando un'altra da 25, anche 30 secondo me. Vediamo come si comporta. Navigare a vela sui catamarani è davvero straordinario, anche perché in una giornata come questa, con raffiche tra i 20 e i 25 nodi, il catamarano non fa altro che accelerare, non sbanda neanche di un grado. Parallelo a noi, questa giornata fantastica, il nuovissimo Ice 60, che però anche lui oggi fa fatica a starci dietro. Io e l'ingegner Contreras collaboriamo da circa 3 anni e diciamo che abbiamo voluto sviluppare una barca molto leggera, una barca che entra in un segmento di mercato particolare in Italia e io ho curato più che altro l'aspetto estetico di linee della tuga e l'aspetto degli interni, sia layout che disegno dell'arredo. La dinette molto aperta, con un'isola centrale e nei due scafi c'è molto spazio, molta aria, sempre un ricircolo d'aria con molte aperture, non sulle murate ma all'interno del tunnel. Tanti piccoli accorgimenti che comunque permettono anche alla vista veloce e rapida di notare la velocità e l'impegno che è stato messo dal cantiere e da noi per rendere questa barca un vero fast cruiser. L'ingegner Contreras ha seguito tutta la parte che riguarda piano velico, linee d'acqua e tutta la parte ingegneristica dell'imbarcazione. E al di là di quello che possiamo vedere, quali sono? Dacci qualche chicca, qualche segreto di questa barca. Sempre collaborando con Roberto, capocantiere, abbiamo deciso di utilizzare tutti i materiali alleggeriti, quindi dal legno alleggerito con l'Albasia, a laminati vari che ci permettevano di ridurre il peso. Abbiamo ridotto tutti gli imbonaggi degli arredi al minimo indispensabile in modo tale da poter rendere la barca veramente una barca da fast cruiser. Come ci ha raccontato il suo progettista, l'Ice Cat 61 è davvero imponente. Gli spazi interni, quasi 70 metri quadri vivibili, sono
decisamente ben riusciti ed azzeccati. Colpiscono in primo luogo la luce e le dimensioni del quadrato centrale, con la cucina e un'autentica isola bar. La disposizione degli interni di questo modello è abbastanza singolare, infatti si sviluppa con sole, lo metto tra virgolette, tre cabine, e vi lascio immaginare le dimensioni di queste tre cabine su un'imbarcazione di 18,60 m. Ovviamente a prua hanno anche ricavato degli spazi per le cabine del marinaio. I bagni sono naturalmente con locale doccia separato e i letti nelle cabine spiccano proprio per delle dimensioni quasi casalinghe.